preso questa iniziativa, Federico Paolini e questo giovane che si è sacrificato, molto giovane, morto massacrato, voglio dire, perché è stato finito qui in questa zona dai tedeschi a pugnalate. E questa storia, noi avevamo avuto una segnalazione da un compagno di Corinaldo, poi da lì ci siamo messi in moto, abbiamo fatto una ricerca ulteriore e devo dire che anche tra i documenti del nostro archivio il precedente presidente aveva qualcosa, addirittura c'era un bozzetto dello stesso Osimano, il professor Schiavoni, Augusto, Romolo Augusto, aveva fatto un bozzetto, poi la cosa è rimasta lì, dopodiché l'abbiamo ritirata fuori noi, abbiamo voluto intitolare, mettere in opera in questa zona dove c'è stato questo sacrificio grosso da parte di un giovane, di una staffetta che ha fatto... perché è importante che traggano i giovani e si fidino, soprattutto i giovani, di noi che gli vogliamo trasmettere questi valori che la Costituzione repubblicana ci dà come fondamentali. Dicevo prima all'intervistatore del Rai 3 che mi diceva perché questa cosa. Perché l'antifascismo è importante? È importante, ognuno di noi ha l'obbligo, secondo il regolamento, il primo regolamento che il paese ha, che è la Costituzione repubblicana, essere antifascisti. Poi si può avere ognuno una propria idea politica, ma l'antifascismo deve essere fondamentale per ognuno di noi. È importante, in modo particolare. Ora io, oltre a ringraziare i parenti che sono qui, numerosi, e ne siamo contentissimi, perché vuol dire che i parenti hanno continuato a portare avanti questo ricordo di questo loro parente, ed è importante insomma questa cosa. Addirittura mi si dice che c'è una signora che dovrebbe essere confermata, una certa signora Olga, che era forse la fidanzata di Paolini, mi sbaglio, e quindi non è potuta diventare moglie proprio perché è stato ucciso prima. Però sta seguendo dall'Argentina questa iniziativa perché molto ci tiene e vuole tutta la documentazione di questa iniziativa d'oggi. Ora io ringrazio a tutti voi, alla vostra presenza, la presenza dei presidi, dei licei classici, il vicepreside del classico e il preside del scientifico. Un grazie ai sindaci di Osimo e quello di Senigallia, anche se noi dobbiamo dire con il comune di Senigallia i rapporti non sono buoni. Non sono buoni perché c'è una serie, glielo dico sindaco, o ci si rimedia a questa cosa, perché quando i rapporti sono sbagliati, e in modo particolare la colpa è la vostra e non la nostra, perché generalmente le colpe si dividono al 50%, invece in questo caso qui, nei rapporti con l'AMPI di Senigallia, il comune di Senigallia li tiene come fosse una bocciofila, con tutto il rispetto di una bocciofila, ma l'AMPI è una roba seria. Chi è amico dell'AMPI è antifascista, chi non è amico dell'AMPI vuol dire che ha dei problemi, e quindi sindaco rimedia questa situazione. Lei non può non rispondere al presidente dell'AMPI
dopo due messaggi che io l'ho scritto due volte, lei ha ignorato completamente di incontrarci per discutere il perché il Comune Senigallia ha detto no alla messa in opera di una lapide a Paolini. Abbiamo dovuto bypassare questa cosa attraverso le Ferrovie dello Stato. Sindaco, a me dispiace che io oggi debba parlare in questo modo. Lei ha un presidente che è una persona molto corretta e non vogliamo avere rapporti brutti con questa amministrazione comunale. Rimedi a questa storia. Detto ciò, andiamo avanti insieme, organizziamo insieme, incontriamoci, azzeriamo la situazione, ripartiamo, ma ripartiamo con questa importante ideologia, l'antifascismo. Sindaco, lei si ricorda quando ci ha incontrato? Lei stesso ha detto: io provengo da una famiglia democristiana altamente antifascista, e allora tenga un rapporto corretto con l'anti. Detto ciò, lo ringrazio nuovamente della sua presenza, lo ringrazio, però tenga conto di quel che ho detto, che non ho detto un filo di una bugia. Grazie a tutte le altre associazioni, grazie alla comunità ebraica, grazie al Vescovo che non ha potuto partecipare, grazie alla comunità islamica che è qui presente. Siamo tanti, siamo tutti volonterosi, grazie al consigliere regionale Mangialardi che è qui. Insomma, adesso forse molto probabilmente qualcuno mi sfugge, mi dispiacerebbe molto, però io non sono uno, sono un grande diplomatico, sono uno che vuol fare cose e credo che abbiamo fatto una bella cosa. Grazie di nuovo. Va bene, grazie. Dopo di me doveva parlare il sindaco di Osimo. Fai parlare il sindaco. Provo a rimediare io, perché è una brava persona Massimo. No, intanto a nome di tutta la comunità di Osimo volevo ringraziare l'AMPI per aver organizzato questa iniziativa. Anch'io come Massimo provengo da una famiglia moderata, però credo che, come dicevi prima Presidente, la questione e le questioni che l'AMPI porta all'attenzione delle nostre comunità è una questione molto più in alto rispetto all'ideologia politica, perché coloro che hanno vissuto quei momenti storici, se potrebbero risorgere oggi, potrebbero ben raccontare ai nostri figli e alle nostre famiglie cos'era il fascismo, perché hanno deciso di combatterlo e quante persone hanno perso la vita per combattere quella stagione. E credo che l'AMPI soprattutto debba avere un ottimo rapporto con le scuole, quindi ringraziare prima i rappresentanti delle scuole di Senigallia, perché questo racconto va fatto alle future generazioni. Le future generazioni devono studiare la Costituzione, ma devono anche studiare la storia, perché se io penso che nel 2023 ci sia una guerra in piena Europa, non credo di trovare le parole per spiegarlo a mia figlia. Viviamo in 27 paesi che compongono l'Unione Europea e sono tutti paesi democratici, e c'è stato qualcuno che ha invaso un paese democratico. Le ragioni possono stare da tutte e due le parti, però ai nostri figli raccontare questo spaccato di storia è un racconto importante che l'AMPI fa in tutta Italia, nei nostri territori, in maniera importante ed egregia. Quindi qui ringrazio anche il rappresentante di Osimo Armando Duranti per il premio Fabrizi, che è un momento importante e solenne nella nostra città per ricordare quei momenti. Quindi grazie di questo ricordo per il nostro concittadino. Leggevo un po' la storia dei vostri comunicati stampa, cioè una persona che serviva allo Stato come poliziotto, che avvisava di questo rastrellamento che stava per arrivare sui nostri territori, viene catturato e ucciso e torturato. Ecco, questo va raccontato ai nostri figli. Quindi grazie per questi momenti di approfondimento che servono a guardare al passato per costruire meglio il futuro. Grazie di cuore a tutti voi, e credo veramente che noi sindaci tutti che ci riuniamo in un'associazione che si chiama ANCI, a prescindere dall'appartenenza politica, vogliamo bene a queste iniziative e cerchiamo di sostenerle come possiamo. Quindi lascio la parola al sindaco di Senigallia.
Passo la parola al professor Giacomini, il mio omonimo, ma non siamo parenti. Grazie Giacomini. Questa giornata, diciamo, ci fa venire, intanto saluto le autorità, tutti presenti, ci fa venire in mente l'inizio, diciamo, di una canzone partigiana che fu poi assunta come inno ufficiale delle Brigate Garibaldi, no? Fischia il vento, urla la bufera. Poi, e quindi diciamo, è un po' anche questo un ricordo delle condizioni anche in cui molti partigiani, le bande dovevano combattere. Noi marchigiani più semplici, diciamo, ci siamo accontentati di bella ciao. E non è poco neanche questo. Yeah. E, dobbiamo essere grati all'AMPI, associazioni come l'AMPI, per l'enorme lavoro che fanno in tutti i territori, diciamo, di tutto il paese, per tramandare, per trasmettere la memoria della lotta partigiana e della resistenza, che è un grandissimo lavoro formativo e informativo, diciamo, di cui tutti i cittadini dovrebbero essere grati. Ora, nel contesto, diciamo, questo giovane, 27 anni, Federico Paolini, era un ausiliario nella questura di Osimo, ma non nella questura di Ancona, perché era la questura di Ancona che si era trasferita a Osimo per i bombardamenti della città di Ancona. E quindi, diciamo, era un precario, come tanti giovani di oggi, in un certo senso. Collaborava con la resistenza in maniera clandestina. Si è evidenziato, e per questo poi viene riconosciuto e deportato, e poi un tentativo di fuga viene ucciso, perché c'è stata un'esperienza particolare, cioè nella ricchezza della resistenza marchigiana c'è anche questo episodio particolare, cioè che io chiamo un interregno, cioè c'è stato per una decina di giorni sotto occupazione tedesca. La questura e la prefettura di Ancona sono stati governati dal Comitato di Liberazione Nazionale. Perché? Perché nel momento in cui gli alleati avevano ripreso la marcia verso il nord, i gerarchi fascisti, temendo prossima una resa dei conti, si erano spaiati, erano fuggiti al nord. E quindi il prefetto, il questore se ne erano andati e c'era un vuoto di potere che aveva riempito, diciamo, occupato il Comitato di Liberazione Nazionale, che clandestinamente pure era presente a Osimo. Come a Osimo, tra Ancona e Osimo, c'era il comando della divisione Garibaldi delle Marche. Ora, durante questo periodo, questo è anche importante perché lega con Senigallia per un'altra questione, no? Perché a Senigallia c'era, diciamo, il campo di internamento provinciale degli ebrei che dovevano essere deportati. Ce n'era uno in ogni provincia e molti sono stati deportati. Ora, in questo periodo in cui governa la prefettura e la questura, il Comitato di Liberazione Nazionale, diciamo, le persone detenute qui a Senigallia, oggi un'altra cosa, diciamo, che era la colonia dell'UNES, per i ragazzini dell'UNES, vengono portati a Osimo e liberati. Erano 7 ebrei e 4 croati, diciamo, jugoslavi, tra cui un certo Branco. E racconta uno di questi ebrei poi che dice, a un certo punto ci hanno liberato, cioè non sa perché, fondamentalmente non si rende conto di questa cosa, e avviene per questo motivo, perché in quel momento a comandare non sono i fascisti ma è il Comitato di Liberazione Nazionale. Poi arriveranno delle SS, ecco perché poi Paolini, diciamo, arriveranno delle SS armate, inviate dalla segreteria nazionale del Partito Fascista, liberano alcuni fascisti che nel frattempo erano stati imprigionati, viene riconosciuto questo giovane perché, diciamo, faceva parte della questura con questo nuovo... con questo nuovo orientamento. Il viceprefetto non si fa trovare, lui viene preso a casa perché abitava a Osimo,
e viene portato via, diciamo. Questa è un po' la vicenda. Però il contesto qual è? È il contesto di una guerra mondiale in cui il nostro paese, diciamo, è stato prima aggressore e poi c'è questa rivolta del paese, cioè la resistenza è così profonda, questi segni come quello che viene apposto oggi, che sono sparsi nel territorio, che sono diciamo ovunque uno si giri, danno il senso di una partecipazione, di un sommovimento di massa che è profonda, che non esiste altro, diciamo così, profondo nella storia d'Italia. È la nostra rivoluzione, una rivoluzione democratica che segna profondamente la storia d'Italia. Diciamo, questo è importante da ricordare, no? E il messaggio fondamentale anche che viene da questi segni che noi vediamo sparpagliati, li vediamo distinti per esempio dai segni della prima guerra mondiale. La prima guerra mondiale noi abbiamo nei parchi o nelle piazze principali questi elenchi interminabili di nomi di caduti che erano al fronte, sono morti lontano. Con la seconda guerra mondiale noi abbiamo un'altra cosa, diciamo, abbiamo caduti che sono in tutto il territorio, abbiamo una novità, no? Il fronte è mobile, si muove e non c'è più una grande distinzione tra militari e civili, tra combattenti e civili. Ora questo aspetto qui, nella guerra moderna, si è ancora approfondito. Noi diciamo tragicamente, vediamo questa guerra in corso in Ucraina, dove i militari sono più protetti dai civili, perché si sparano da distanze notevoli, diciamo, come avveniva qui durante il passaggio del fronte, queste bombe, ma oggi ancora più distanti, ancora più fondamentalmente riparati, perché diciamo, il meccanismo della guerra moderna protegge il militare, ma non il civile fondamentalmente. Le principali vittime sono i civili. E questo bisogna dirlo anche a tutti quelli che pensano di risolvere il problema con la guerra. La Costituzione italiana, che ha recepito profondamente il messaggio, diciamo, che è venuto dal popolo italiano con la resistenza, ha scritto che ripudia la guerra. Ora no, dopo ci si gira intorno, diciamo, per trovare scamotage, per attenuare questo concetto, ma è un concetto impegnativo che non si può, se non tradendo la Costituzione, diciamo, violare. Quindi non ripudiare la guerra significa che nelle controversie internazionali bisogna spingere per trattative di pace, per il confronto, per la discussione. Giustamente si diceva, ma i torti saranno un po' da una parte e un po' da quell'altra, si può approfondire le ragioni dell'uno e dell'altro, ma queste ragioni devono essere discusse eventualmente in un tavolo di trattative. Su questo il nostro paese, almeno il nostro governo, dovrebbe operare se vuole stare nel solco della Costituzione. Questo è, diciamo, secondo me il messaggio fondamentale che ci viene anche dalla resistenza, dalla lotta partigiana, e che possiamo riprendere e trasmettere anche in questa giornata. Bravo. Grazie. Allora, c'è il presidente di Osimo, ci vuole dire alcune cose, Durante. Buongiorno. Esatto. Allora, buongiorno a tutti, io ringrazio perché siete davvero tanti a sfidare questo clima e questa giornata. Però credo che la vostra presenza qui, vedo un po' tutte le generazioni in realtà, sia proprio lo scopo fondamentale di questa mattinata. Cioè, sono passati 80 anni quasi da quando Federico Paolini è stato ucciso, eppure l'AMPI, la cittadinanza, le associazioni, il mondo cattolico, il mondo laico, le associazioni tutte, sono qui a ricordare la figura di questo ragazzo. Perché insomma non scordiamo poi, no, che non stiamo parlando di grandi eroi, o faccio difficoltà, no, a definire partigiani a volte grandi eroi, definisco eroiche le loro gesta, e quella di Federico Paolini sicuramente lo è stato,
un grande gesto eroico, perché comunque sapeva, era consapevole delle conseguenze, eppure nonostante questo l'amore verso i suoi valori, verso il suo obiettivo finale, che era quello di aiutare i compagni nella lotta, anche se in maniera diversa rispetto a come lo facevano loro. Diciamo, il suo scopo finale poi, che era appunto la conquista della libertà e la liberazione di questo paese per dargli una nuova dignità che aveva perduto nei 20 anni del fascismo. Bene, allora essere qui stamattina vuol dire per noi anche riaffermare questi valori, no? E farli nostri, perché poi ognuno li declina, no? Nella propria quotidianità in modo diverso, ma credo che sia una radice comune che ci che insomma condividiamo, ecco. Ed è importante quindi che ognuno di voi oggi, no, torni da questa inaugurazione, da questa deposizione della lapide, no? Rivitalizzando in qualche modo i propri sentimenti di fedeltà ai principi costituzionali, che sono poi il frutto, no, dei 20 mesi della resistenza. E quindi io ringrazio ovviamente in primis Leonardo Giacomini e tutta la sezione di Senigallia, ringrazio ovviamente l'amministrazione comunale, il Comune di Senigallia, e il sindaco Pugnaloni, il sindaco di Osimo. E quando una decina di anni fa più o meno la sorella di Federico Paolini, perdonatemi, ovviamente Fabio Marchetti, la figlia, ho visto dietro, giusto? La famiglia Marchetti, c'è tanta, esatto. Tanta famiglia Marchetti, Mezzelani, che sono venuti per testimoniare insomma la propria, il proprio ricordo di Federico Paolini, sono ovviamente i parenti. E qualche anno fa, dicevo, la sorella di Paolini, morendo, ha chiesto che tutta la documentazione di Federico fosse conservata dall'ANPI di Osimo, e l'ANPI di Osimo lo fa davvero gelosamente, per cui ci ha consegnato non solo degli effetti personali di Federico, quell'oggettistica che aveva addosso quando l'hanno ritrovato cadavere qui al Ponte Rosso. Ci ha consegnato il portafoglio, ci ha consegnato il portasigarette, ci ha consegnato una torcia che usava, no, per muoversi di notte, e ci ha consegnato anche la motivazione con la medaglia d'argento, e ci tengo davvero a leggerla. A Federico Paolini, medaglia d'argento al valor militare alla memoria, staffetta ed informatore abilissimo della sua formazione, affrontava sempre con entusiasmo e coraggio ogni rischio, pur di portare felicemente a termine la missione affidatagli. Arrestato e torturato, nessuna parola comprometteva. Compromettente, scusate, no, perché è scritto con la calligrafia del 59 appena. Allora, nessuna parola compromettente usciva dal suo labbro. Scusate, riesci a leggere? Professore, magari. Cancellato. Esatto. No, se no ce l'ho in versione online. Ce la guarda. Insomma, vabbè, quindi nessuna. Ce l'ha la versione online. Allora, dicevamo, arrestato e torturato, nessuna parola compromettente usciva dal suo labbro, fin tanto che il nemico, incapace di strappargli la anche minima notizia, barbaramente lo finiva a colpi di pugnale. Osimo, Senigallia, settembre 1943, luglio 1944. Tra le altre cose, sempre la sorella ci ha consegnato anche il manifesto che i compagni di Paolini affissero il giorno dei funerali dei partigiani. Ci fu un grande funerale collettivo dei partigiani che erano morti sul territorio. Venne fatto ovviamente la liberazione di Osimo avvenuta, quindi il 12 ottobre 1944, e questo è il manifesto originale che insomma fecero affiggere. Fammi le parole? No, solamente questo, la famiglia
Allora, qui ci sono le nipoti, presenti le nipoti e magari le mogli dei nipoti quando non ci sono più, sono deceduti. Per cui ci sono anche i pronipoti, per cui in famiglia se ne è parlato molte volte, però noi abbiamo scoperto tante più cose oggi di quello che veniva tramandato per via orale. Noi siamo contenti di quello che è avvenuto, l'attenzione che l'Italia, che l'ANPI dimostra verso queste cose, perché quello che è stato detto, la cosa più importante è che non bisogna dimenticare. Il rapporto con i giovani, con le scuole, per portare avanti questo ricordo, far capire queste cose, penso che sia la cosa più importante. Noi vi ringraziamo tutti quanti, grazie. Bravo. Bene, adesso c'è un stacco musicale, si dice così, e ci faranno dei ragazzi, dei ragazzi, sì, ormai mi sa che Emanuele facciamo, vabbè, allora slunghiamo questo nastro. I due sindaci tagliano questo nastro. Dopo l'inno di Mameli, poi ci sarà Bella Ciao. Facciamo così? D'accordo tutti? Bene, allora, le forbici ci sono, i sindaci tutti e due, eccoli qua. Bene, chi taglia? Attenzione, non tagliate via perché... dell'elmo di Scipio si è cinta la testa, dov'è la vittoria, le borghe la chioma, gli schiavi di Roma, il Dio la creò, stringiamoci a corte, siamo pronti alla morte, siamo pronti alla morte, l'Italia chiamò, stringiamoci a corte, siamo pronti alla morte, la morte, l'Italia chiamò. Ciao bella, ciao, 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 la mattina mi sono svegliato e ho trovato l'invaso. Partigiano, forte idea, e ho trovato l'invaso. Partigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 partigiano, portami via, che mi sento di morire. Oh, portami via, che mi sento di morire. E se io muoio da partigiano, bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 se io muoio da partigiano, tu mi devi
seppellir. Se io muoio da partigiano, tu mi devi seppellir. Seppellirare lassù in montagna, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Seppellire lassù in montagna, sotto l'ombra di un bel fior. Seppellire lassù in montagna, sotto l'ombra di un bel fior. Che passeranno, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E le genti che passeranno mi diranno che bel fior. E le genti che passeranno diranno che bel fior. Questo è il fiore del partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà. E questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà. Pronto? Yes. Penso che ora possiamo concludere. Se ho dimenticato di nuovo di ringraziare qualcuno, mi perdonino. Per esempio questi ragazzi che hanno suonato, ragazzi sono intorno ai 45 anni, sono giovani, giovani. Mi pare degli insegnanti, noi li ringraziamo perché sono venuti qui e hanno voluto essere qui. Fa molto piacere. Grazie di nuovo a tutti.